Buongiorno gentili audioascoltatori di Tifo Grifo Web Radio TV Perugia. Come ogni sabato noi siamo soliti intervistare un valente giornalista della squadra avversaria che affronterà il Perugia. Oggi abbiamo un valido giornalista del Messaggero, Stefano Dascoli. Ciao, buongiorno e grazie per la tua cortesia. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Perugia ed e l'Aquila si Perugia e l'Aquila si affronteranno in una gara importantissima perché vede l'Aquila prima squadra del campionato, anche se c'è stato un anticipo ieri, c'è stato il pareggio tra Benevento e Pisa, ma comunque de facto il Pisa ha una partita in più, ha due partite in più rispetto all'Aquila. Gara difficile per entrambe le formazioni. Come sta preparando Giovanni Pagliari questa partita? Ma Giovanni Pagliari la sta preparando come ha fatto sinora, cioè cercando di tenere squadra e ambiente molto tranquilli. Giovanni Pagliari ha sempre predicato in questa stagione la calma, nonostante i buoni risultati della squadra, ha sempre detto sostanzialmente rimaniamo con i piedi per terra e giochiamo partita dopo partita proprio per evitare che l'ambiente possa caricarsi di eccessive pressioni. È normale però che qui in città c'è grande entusiasmo, soprattutto tra i tifosi che insomma, vedono la squadra prima in classifica dopo parecchi anni, dopo 13 per l'esattezza, l'ultima volta fu nel 2000, nella Serie C1 del 2000, e dunque c'è grande entusiasmo che, possiamo dire così, paradossalmente Pagliari cerca un po' di frenare, nonostante i buoni risultati della squadra. Sotto il profilo invece tecnico, ha recuperato sostanzialmente Dallamano, che era l'infortunato dell'ultima partita, Simone Dallamano, ma potrebbe schierare la stessa formazione che ha giocato nello scorso match casalingo contro la Paganese, cioè con la coppia centrale Zaffagnini-Pomante, che insomma in questa stagione ha dato grosse garanzie sugli esterni Pizzi e Scrugli. L'impiego di Dallamano ovviamente verrà valutato sino all'ultimo minuto e quindi in questo momento lo darei in dubbio. L'Aquila è una macina punti, 20 i punti conquistati con 6 vittorie, 2 pareggi, una sola sconfitta in casa tra un incontro fratricida contro il fratello Giovanni, il fratello Dino Pagliari, vinto dal Pisa in quel dell'Aquila. È una squadra che veramente ha fino ad oggi, nelle partite che ha disputato, 9 per l'esattezza, ha segnato 15 reti e ne ha subite 6. Ma è la migliore squadra fuori casa, con una media altissima di 3 vittorie e un pareggio. Ha il secondo migliore attacco e la seconda migliore difesa. Sono indicatori importanti che dicono, e testimoniano la forza di questa compagine di Giovanni Pagliari. Sì, ha trovato Pagliari una quadratura sin dalle primissime giornate, tra l'altro la gara a cui facevi accenno tu è una gara in cui l'Aquila ha giocato benissimo, che ha sofferto solamente nei primi 10 minuti, ma poi forse ha giocato paradossalmente la migliore prestazione di questo campionato, quindi una gara abbastanza sfortunata. Per il resto l'Aquila è una squadra che si difende davvero in maniera ottima, difficilmente va in affanno, difficilmente viene beccata in inferiorità numerica, è una squadra che prende pochi gol ed è una squadra che ama ripartire, difendersi e ripartire, ecco perché trasferta questo rendimento sinora ottimo perché non è costretto a fare gioco come invece avviene in casa, ma può difendersi e ripartire ed è un atteggiamento molto congeniale per la formazione di Pagliari. Io ho notato che è il collettivo la forza di questa squadra perché De Sosa ha 4 reti, un solo rigore, del Pinto 2 e dopo ci sono tra le 15 reti segnate da molti giocatori. Questo significa che è la forza del collettivo, sbaglio? No, è una notazione assolutamente corretta ed è secondo me il punto di forza di questa squadra. Pagliari ha insistito sulla necessità di avere un gruppo compatto sin dai momenti del mercato, dalle fasi del calciomercato estivo. E il dato a cui facevi accenno è importante, cioè questo fatto per cui vanno a segno molto anche i centrocampisti. 5 gol su 15 sono arrivati dai centrocampisti, 10 se consideriamo anche gli esterni d'attacco che sono Frediani, Ciciretti, Triarico, quindi insomma è una squadra che segna davvero con parecchi uomini. È il gruppo, sì, la forza di questa compagine ed è sostanzialmente secondo me il vero motivo per cui Pagliari in questo momento è secondo me il miglior allenatore.
migliore del girone, perché è riuscito a plasmare una compagine davvero in maniera forse inaspettata per quello che si diceva qui in estate. In un campionato, io lo definisco anomalo, dove non ci sono retrocessioni, ci sono due elementi di novità: l'Aquila e il Pontedera, che sono neopromosse. Può, secondo il tuo avviso, essere condizionante il fatto che nel girone di ritorno, non essendoci retrocessioni e i spareggi promozione vengono fatti dalla seconda alla nona, possa incidere sul rendimento di alcune squadre, per cui il campionato va, diciamo, l'equilibrio del campionato, le gerarchie del campionato si devono determinare proprio nel girone di andata? Penso di sì, questo è un argomento molto dibattuto ovviamente, perché la riforma del campionato ha generato tante polemiche. Credo di sì, purtroppo, nel senso che tante partite del girone di ritorno secondo me saranno decise, tra virgolette, sulla carta, già prima di essere giocate. Vedo già alcune situazioni che sono critiche, penso all'Ascoli che ha grossi problemi societari, penso alla Nocerina, quindi insomma ritengo che questo girone d'andata sia molto importante per capire le gerarchie. Certo, la classifica è ancora molto corta e secondo me ci sono formazioni che ancora non sono uscite completamente, tra queste penso anche al Perugia ovviamente, che è una formazione che ha un organico importantissimo e che secondo me non è in questo momento in una posizione di classifica consona sia al blasone della società, ma sia se pensiamo ai giocatori, alla rosa che ha a disposizione il tecnico Campione. Quindi insomma ritengo che bisogna aspettare ancora un po', forse gennaio-febbraio, per capire realmente quali sono le forze in campo in questo girone. Certo è che le non retrocessioni creeranno dei problemi, questo è sicuro, soprattutto nelle ultime gare di campionato, soprattutto tra marzo, aprile, maggio, quando poi sostanzialmente i campionati in genere si decidono. Quindi io anticiperei questa deadline, tra virgolette, un po' prima. Penso che a febbraio, gennaio-febbraio, ci avrà già il quadro chiaro della situazione. È vero, concordo con te. Io ho sempre detto in trasmissioni e ho scritto che questa riforma poteva essere introdotta fisiologicamente, non facendo ripescaggi, per cui si è voluto forzare la mano creando un campionato che un collega pugliese di Barletta lo chiama farlocco, per le motivazioni che abbiamo addotto entrambi, ma perché è il comune sentire di tutti i colleghi che ho intervistato o ho avuto modo di colloquiare. L'Aquila quindi è una squadra forte, che ha un bravo allenatore e noi lo conosciamo, che ha saputo motivare un gruppo. La forza di questo gruppo è che sono ben amalgamati e hanno trovato la quadratura del cerchio, si dice, hanno trovato a livello tattico un sistema che è veramente redditizio, perché io ricordavo i grandi primati che ha questa squadra. Quindi l'Aquila viene qui, come ha detto Pagliari, per giocarsi la partita. Secondo te adotterà un 4-3-3 o il suo 4-4-2? No, giocherà con il 4-3-3, che è lo schema che ormai ha dato maggiori garanzie all'Aquila, che tra l'altro è un 4-5-1 in fase di non possesso, per cui gli esterni d'attacco vanno a coprire molto bene sulle due fasce di centrocampo, creando questo centrocampo molto, molto compatto, molto unito, che riesce ad occupare bene in larghezza il campo, e quindi insomma ritengo che Pagliari possa continuare su quella linea. Non sono previsti cambi di modulo, secondo me potrebbe esserci una sorpresa, forse con l'impiego di Infantino al posto di De Sousa, che è una mossa di cui si parla da tempo, ma insomma anche questa la darei in dubbio, magari proprio nelle ultimissime prima della partita potrebbe essere sciolto questo dubbio. Per il resto formazione, come detto, confermata, con questo centrocampo a tre che ha fatto finora le fortune della squadra rossoblu, con Caccioni in regia, con Cora che dovrebbe giocare dal primo minuto anche se è afflitto da problemi di pubalgia, e con l'Aquilano Torocchetti, che è un giocatore. Volevo dire, infine, secondo te qual è il reparto più forte dell'Aquila, qual è il reparto secondo te che andrebbe meglio assestato? Ma adesso insomma io magari sarò eccessivamente buonista, io ritengo che veramente i reparti sono ben assortiti, quest'anno è difficile fare una valutazione. Ritengo forse, per quello che si è visto finora, per quello che dicono i numeri, la difesa è sicuramente il reparto migliore,
ma anche il centrocampo, come detto, perché copre bene e segna anche, mentre forse in fase d'attacco, ecco, si potrebbe fare qualcosa in più. Però ecco, stiamo parlando veramente di pelo nell'uovo, perché poi è tutto il collettivo che funziona ed è una squadra, come detto, che copre bene, riparte, in ripartenza è micidiale, per cui insomma il non eccessivo numero di gol segnati non sta, secondo me, a testimoniare un problema, ma una precisa caratteristica della squadra, che spesso riesce a vincere partite 1-2-0, quindi insomma questo è anche un segnale di grande compattezza, secondo me. Allora, i precedenti dicono 9 incontri giocati più uno di Coppa Italia, 6 vittorie del Perugia e 3 pareggi. Come hai ricordato tu, l'Aquila è una squadra ben compatta che sa giocare bene al calcio. L'unica partita che ha perso l'ha persa giocando bene, e è un avversario importante per il Perugia, e questa gara, questa sfida importante per entrambe le squadre segnerà, secondo il mio modesto parere, determinerà le gerarchie del campionato e confermerà chi di queste due squadre potrà ambire al primo posto. Sì, beh, insomma, io terrei ancora il discorso un po' aperto, perché ho visto anche ieri Pisa e Benevento, insomma, ho visto il Lecce, c'è la Salernitana che secondo me deve trovare la quadratura, c'è questo Pontedera che continua a stupire, quindi secondo me io insomma tenderei un po' per fare delle gerarchie. Certo, una partita sicuramente importantissima, credo, soprattutto per il Perugia, no? che ha difficoltà di classifica in questo momento, oppure insomma una posizione non consona alle aspettative iniziali, mentre l'Aquila secondo me potrebbe in qualche modo tenere buono anche un pareggio, visto che il campo è difficile, visto che appunto il Perugia secondo me giocherà con il dente avvelenato davvero per la condizione di classifica ambientale che ha. Certo, non fermerei, se fossi nei panni di Pagliari, per un pareggio a inizio gara, anche perché l'Aquila sarà sostenuta da Renato Curi da, credo, circa 600 tifosi, quindi insomma si parla di una trasferta, quasi di un esodo per quelle che erano state le cifre degli ultimi anni, quindi insomma ci terrà sicuramente a far bene di fronte a così tanta gente la squadra aquilana. Si incontreranno due squadre, l'Aquila che ha un rendimento costante e sempre crescente, con il Perugia che ha l'effetto altalena, un giorno gioca bene e l'altro giorno si smarrisce. Quindi, mentre per l'Aquila, come hai detto tu, può essere un passo, anche un pareggio buono per poter allungare la classifica, anche in considerazione del fatto che ieri il Pisa, che lo ricordo, due partite in meno rispetto all'Aquila, ha pareggiato in quel di Benevento. Per il Perugia comunque rappresenta una gara importantissima da fare sua, perché se si vuole rilanciare deve dare subito un segnale forte e far dimenticare ai tanti tifosi che l'episodio di Barletta è solo un lontano ricordo. Ecco, queste sono le premesse di una gara emozionante che vedrà anche il sostegno da parte dell'Aquila, da parte di Perugia, di tanti tifosi, per onorare questo campionato che, secondo il mio parere, è un campionato di Serie B2, che è ben giocato da molte squadre, dove molte squadre ambiscono per il primo posto, che è quello che dà la sicurezza della promozione diretta. Le altre è tutto da mettere in discussione, perché come sai i spareggi promozione sono lunghi e estenuanti e incerti fino all'ultimo. Certo, sì, è una valutazione che condivido, insomma l'obiettivo è quello del primo posto. L'Aquila non si è data questo obiettivo, onestamente, né in fase di preparazione della compagine, quindi in fase di mercato, né in queste giornate, nonostante insomma siano arrivati tanti punti e siano arrivate tante vittorie. Credo che insomma l'obiettivo dell'Aquila sia quello di arrivare ai playoff, magari in una posizione di classifica buona. Certo, come si dice, l'appetito viene mangiando, per cui adesso i tifosi cominciano a farci la bocca e in città c'è l'entusiasmo dei tempi d'oro. Ripeto, si torna indietro di 13 anni a quella C1 in cui l'Aquila era prima in classifica al termine del girone d'andata, c'erano squadre come Palermo, Messina, Ascoli, eccetera, per cui si rivive tanto entusiasmo. Certo, Pagliari dice sempre una cosa: prima manteniamoci con i piedi per terra, non pensiamo alla Serie B, non pronunciamo quella parola, perché nel momento in cui questa squadra avrà pressioni comincerà a giocare male e comincerà a non fare risultati. Questo è un po' l'atteggiamento di un tecnico, di una persona che a Perugia conoscete bene, che tra l'altro anche in questi giorni ha dichiarato parole al miele davvero per l'ambiente di tutta. Ha detto: ho dedicato 10 anni della mia vita a questa città, a questa squadra, sono legatissimo, insomma. Per cui sarà emozionante anche sotto questo punto di vista, cioè vedere Pagliari
di ritorno al Curi, dove ha giocato credo circa 180 partite con la maglia biancorossa, e dove insomma ha anche allenato, per cui insomma sarà emozionante anche questo, una bella gara anche sotto questo punto di vista. Molte sono le aspettative, tanta emozione provoca questi riferimenti che hai detto tu, la nostalgia di Pagliari, il primo posto di Pagliari, il Perugia che deve rilanciarsi. Vedete, questa è una partita per cui vale la pena dirci, quel giorno c'ero anch'io. Ringrazio Stefano D'Ascoli, un valido giornalista del Messaggero, per la sua cortesia e per averci fatto conoscere sotto vari aspetti una squadra che sta stupendo, ma sta confermando anche la sua forza, perché è in ascesa, lo è stato protagonista, è stata protagonista nel campionato di seconda divisione e lo è ancora, e lo è ancora oggi, sempre con lo stesso allenatore. Una partita da non mancare, perché ci saranno tutti gli ingredienti importanti per assistere a questa gara emozionante: il tifo, la rivalità e l'ambizione. Quindi vinca il migliore, e grazie, lo ripeto, a Stefano D'Ascoli, valente, valido giornalista del Messaggero, che ci ha voluto far conoscere una squadra che sta dicendo la sua a questo difficile campionato di Lega Pro, prima divisione, girone B. Grazie. Grazie a voi per l'ospitalità e in bocca al lupo. Grazie.